erano valsi gli auspici espressi nei primi anni del secolo da Charles Bull, borgomastro di Bruxelles e autore di un opuscolo intitolato L'estetica della città. Il cambiare qualcosa vale come distruggere tutto l'incanto, aveva detto ai membri dell'Associazione dei cultori di architettura a Roma, che lo avevano invitato in Italia nel 1903 per uno scambio di idee, pur riconoscendo sull'assetto della capitale. Che la centralità storica del foro non poteva rispondere per l'inaccessibilità delle vie alla sua funzione centrale, il borgomastro di Bruxelles auspicava che si evitasse di volerla modificare, esprimendosi in difesa del retaggio lasciato dagli antenati nelle piazze. Vecchie quinte ingloriose crollano da Piazza Madama a Corso Vittorio Emanuele per aprire nuove arterie al traffico e mettere in luce lo splendore edilizio del quartiere del Rinascimento. Dal 1928 in avanti, gli archeologi Corrado Ricci e Antonio Muñoz apriranno scavi in diversi siti archeologici a ovest del Campidoglio, nella piazza San Marco e ai due lati di quella che nel 1932 diventerà la Via dell'Impero. Sempre nel 1932, Muñoz e Morpurgo avvieranno l'isolamento dell'Augusteo, un mausoleo che, recuperato, farà rimpiangere l'auditorio che vi era stato costruito sopra. Tra il 35 e il 36 l'architetto Foschini darà il via all'apertura di Corso Rinascimento. Nel 36 sarà pronto il progetto degli architetti Piacentini e Spaccarelli per la demolizione dei borghi. Negli anni del consenso, la protesta del pur autorevole Gustavo Giovannoni contro la nuova sistemazione del quartiere dei borghi non desterà alcuna preoccupazione.